che fotovoltaico devo installare per supportare i consumi della pompa di calore. Allora, di chi è la colpa? Perché le cose non funzionano bene come dovrebbero funzionare? Può essere sicuramente della pompa di calore, ma non è detto. La colpa può essere dell'installatore che magari ha fatto l'impianto, non alla regola dell'arte e magari non considerando alcune accortezze. Oppure la colpa del progettista, ma non si sa. C'è questa triade. La simulazione che andremo a vedere oggi è una simulazione di una casa da 10 metri per 8 e mezzo in due piani, quindi sono 170 metri quadri con altezza di 6 metri. L'involucro è in porotron da 30 centimetri senza cappotto. Caldaia a gasolio, impianto a pavimento piano terra, impianto a radiatori con 8 radiatori tubolari in acciaio nel primo piano.